ci ha lasciati prematuramente. Preghiamo. La vita di Lorenzo si è spezzata il 21 gennaio scorso. Lorenzo frequentava un istituto superiore, era in quarta duale, un percorso particolare che prevede l'alternanza scuola-lavoro durante tutto l'anno scolastico, quindi periodi di lavoro, periodi scolastici. È andato in fabbrica e in fabbrica è successo quello che nessuno di noi avrebbe mai pensato, ovvero gli è caduto addosso questo macchinario e lì si è spezzato tutto, tutto. Lei dà la colpa a qualcuno per questa morte? Io come faccio a dar la colpa a qualcuno? Quindi se ne occuperà sicuramente la magistratura. Sono coinvolti tanti enti. Sappiamo che le regole ci sono. Sicuramente c'è stato qualcosa di grave per cui non è andata come doveva andare. Con lui non era presente la persona che doveva accompagnarlo in questo percorso. E lui si trovava in un'area a rischio, si trovava probabilmente non tutelato abbastanza per quello che è successo. Quello che è successo non è stato una falange, un dito, è stata una cosa irreparabile. Ci sono stati altri due casi, Giuseppe Lenoci e Giuliano De Seta. Questi ragazzi mi hanno riportato a Lorenzo perché Giuseppe Lenoci, ricordo bene, era passato pochissimo tempo e anche Giuliano De Seta ci ha riportato lì, al 21 gennaio. Quasi una fotocopia, cioè molto molto simile a tutto ciò che è successo a Lorenzo. L'ultimo giorno, le ultime ore anche per lui e comunque questo macchinario che lo travolge e quindi davvero una cosa assurda. Il fatto che per Giuliano sia successo di nuovo evidentemente vuol dire che ancora non ci siamo, sulla sicurezza. Mattarella per primo ha avuto un messaggio per Lorenzo ed è venuto in prima persona a Udine a incontrarci e noi l'abbiamo trovato un segno forte della sua intenzionalità politica, un messaggio forte. E ci aspettiamo che venga assolutamente seguito questo messaggio. 16 anni non si può morire di lavoro! Non si può morire! Non possono morire altri 16 posti di lavoro! Ma non possiamo morire neanche noi! I ragazzi sono scesi in piazza furiosi dopo la morte di Lorenzo. Hanno dato il messaggio, secondo me, secondo noi, ai genitori, a tutto il paese, agli adulti. Che cosa state facendo per noi? Però Lorenzo ha scosso, credo davvero, le coscienze. Adesso però si tratta di dare un seguito a questo scossone, perché lo scossone è un pensiero, è un'emozione e adesso bisogna agire.